Restauro, riparazione, Philco, Richmond, 1966, parte seconda. Torno un po' più indietro per commentare la riparazione del flyback, del trasformatore di riga. In queste foto praticamente lo sto smontando. Il trasformatore scaldava molto. Scaldava al punto di sciogliere la cera che lo ricopriva. La cera isolante è una cera che si chiama dielettrina, è una miscela di zolfo e paraffina. Quindi è stato necessario smontare il trasformatore di riga, rimuovere questa cera isolante dalla parte esterna e bollire il trasformatore di riga nella paraffina per limitare tutta l'umidità. Infatti scalda, di solito questi trasformatori di riga scaldano perché negli anni assorbono umidità e quindi viene a mancare l'isolamento elettrico tra le spire e quindi rischiano anche di bruciare. Qui si vede dove si è sciolto e qui sono i pezzi che ho rimosso. Questa dielettrina poi a sua volta l'ho fusa insieme all'altra paraffina. Ho anche aggiunto dello zolfo alla paraffina in modo da creare appunto questa dielettrina con cui ho fatto bollire il trasformatore di riga. Ed ecco il trasformatore di riga dopo la bollitura. Perfetto, è venuto molto bene, è fatto asciugare un pochino, dopodiché tramite bagni successivi e asciugature viene ricoperto sempre con la paraffina, poi sono stati fatti i collegamenti elettrici, il cappelletto al quale ho cambiato il cavo perché, come si vedrà nella prossima foto, in una delle prossime foto, il cavo era cotto, era praticamente cotto, fessurato e quindi potevano perdere... aveva perso l'isolamento, ecco. E qui nelle prossime immagini vedrete l'effetto corona dovuto al fatto che la valvola radiatrice era guasta, era bruciata e quindi l'alta tensione cercava uno sfogo da qualche parte, ha bucato il cappelletto e sfogava sulla carcassa metallica. Il TV addirittura ha funzionato con la valvola guasta perché io ho sparato la larghezza, l'ampiezza al massimo e tirava fuori un sacco di alta tensione. Eccoci qua. Flyback installato, valvola inserita. Collegamenti fatti, controllati 3 volte in base alle fotografie. Player in funzione. Canale UHF connesso. Che dire? Proviamo. Prova con la valvola raddrizzatrice ancora guasta. Filamenti accesi. Vediamo se sale l'alta tensione. Si vede piano, ma si vede, e questa è la luminosità. Vediamo se vuole l'immagine. Ce l'hanno qui, una famiglia. Ah, fa lo stesso difetto di prima. Ok, devo regolare il coso dietro. Ok, effetto corona, non so se lo vedi.
dal cappello. E questo effetto corona era dovuto al fatto che la valvola era guasta, quindi le immagini che vedete qui vengono fuori perché io da dietro avevo sparato l'alta tensione al massimo, quindi andava, oltrepassava la valvola e raggiungeva i cinescopi, quindi con una regolazione molto leggera della luminosità riuscivo comunque a vedere un'immagine. Questa cosa è incredibile. Misurazioni sugli avvolgimenti. Perché? Perché quando ho rimontato il flyback ho messo uno spessore sbagliato tra le due ferriti. Questo mi è stato spiegato da Nicola Giampietro, che non finirò mai di ringraziare perché ho imparato un sacco di cose. Quindi ho dovuto di nuovo rismontare tutto il flyback. Nel frattempo ho preso le misure in millihenry dei vari avvolgimenti in base al rapporto che lui mi ha consigliato, che adesso non mi ricordo. 20 a 1, 10 a 1, non mi ricordo più. E ho dovuto mettere uno spessore adeguato, un pezzettino, invece del cartoncino, del cartone che avevo usato, un pezzo di carta insomma, che era 0,2 mm, ho messo un pezzettino di Kapton Tape che è 0,1 mm. Eccolo qua. Dopo aver rimontato tutto, qui ho fatto delle prove per vedere se queste viti potevano essere messe meglio, qua il cappelletto l'ho isolato meglio. L'effetto corona che avete visto non dipende dal fatto, non dipende tanto dal fatto che il cappelletto è rovinato, ma da un'altra cosa che ci siamo accorti dopo, che la valvola era bruciata, cioè la valvola raddrizzatrice dell'alta tensione era completamente bruciata, quindi non so come si faceva a vedere l'immagine a video, ma praticamente l'alta tensione scavalcava la valvola bruciata e arrivava al cinescopio. E qui ho sostituito anche questa resistenza. Sì, sì, trovata! Resistenza identica, trovata per miracolo, perché era fuori tolleranza proprio. Cavetti rimessi nelle stesse posizioni, insomma, tutto ricollegato per bene, passaggio cavo isolato. Successivamente ho cambiato anche questo cavo rosso. Collegamenti a posto. Sto sintonizzando, ecco. Wow. Maledetto refresh. Wow, comunque è stupendo.